Mario Balotelli torna a far parlare di sé, non per la sua bravura in campo, ma per le sue bravate fuori dal campo. Secondo quanto riporta la stampa britannica, a Super Mario è stata sequestrata l'auto. Fermato per un controllo sulla velocità, la polizia gli ha contestato irregolarità nella registrazione della Maserati GT100 da 100.000 sterline. L'attaccante ha presentato la documentazione, ma non è dato sapere come sia andata a finire. Una decina di giorni fa il giocatore del City era stato scambiato per un ladro mentre prendeva alcune cose dalla sua abitazione di Mottram St. Andrew, nel Cheshire, disabitata dopo il principio di incendio provocato dall'ennesima goliardata dell'attaccante, che assieme ad alcuni amici si era messo a tirare petardi e fuochi d'artificio da una finestra del bagno. Ai tempi dell'Inter, José Mourinho disse di lui: il ragazzo ha qualità incredibili, ma in certe occasioni non sa proprio come usare il cervello. L'anno scorso l'allenatore che l'ha chiamato al City, Roberto Mancini, ammise che vedeva per lui un futuro fra i migliori del mondo. Ma il comportamento spesso troppo sopra le righe di Balotelli ha fatto anche infuriare il tecnico. Negli ultimi mesi l'azzurro sembrava finalmente rigare dritto. La scorsa notte in un lampo è tornato bad boy. L'indole irrequieta e il vizio degli eccessi, Super Mario non li ha mai persi. Più di una volta è finito sulle prime pagine, ma non per i gol. L'ultimo quando era stato sorpreso a Napoli in giro per il quartiere Scampia, assieme ad alcuni presunti esponenti della criminalità organizzata e persone coinvolte in un'inchiesta sul riciclaggio. Episodio per il quale fu anche sentito dalla procura di Napoli. Non sono un bad boy, si è difeso spesso Balotelli, ma anche in questo caso dovrà faticare per dimostrarlo.